Ragazze e ragazzi, ben ritrovate e ben ritrovati a un nuovo appuntamento su A Plague Tale Requiem. Ci troviamo nel capitolo 10, Linea di Sangue. Nella scorsa puntata abbiamo visto l'efferata violenza ad opera degli schiavisti e soprattutto l'impetuosità di un nuovo mare di ratti che si è abbattuto vicino al forte nel quale dobbiamo infiltrarci. E quindi la situazione è questa. Una pessima situazione, oserei dire. Allora, niente panico. Guardiamoci intorno. Ok. Oddio, non avrei voluto guardarmi intorno. Guardate questi poveri schiavi ammassati in questo carro. Poverini. Allora, lì vedo dei bracieri. Dubito che la loro luce però arrivi fin qua. Proviamo. Ignifer. Ah sì. Ici. Sofia. Oh, Sofia. Eccola. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eravamo preoccupati per te. Est-ce que tu vois une issue? Avec eux ici, pas vraiment. Peut-être mais ça va être oh, peu importe. Maintenant, soit ça marche, soit je suis morte. J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Ah, usa il prisma. C'est incroyable. Per crearsi un fascio di luce intorno. Fantastico, lo voglio anch'io. Oh no, spero non mi stia venendo il singhiozzo. Ok. Scendiamo. Eccoci, attenzione. Facci luce. Ah, ok, perfetto. Lei esattamente come Arnaud ci fa da scudo. Però ho bisogno di altri bracieri per sfruttare il prisma. Ok, allora. Perfetto. Punta là, rifrangi e aprici un passaggio. Fantastico. Ok, in questo modo possiamo crearci un varco. E qua abbiamo anche una cassa. La cappella è dall'altro lato di quel fossato. Allora. Sofia? Sofia, smettila. Ok, smetti. Così può bastare. Perfetto, sentiteli come squittiscono i maledetti, non mi abituerò mai. Allora, là. Perfetto. Sofia, éclaire le chemin pour nous. Vieni qua. Assolutamente. E chi si stacca da te, cara? Ok, smettila. Stiamo facendo progressi. Guarda. Sì, ne abbiamo passate tante. Vorremmo anche passarne meno, possibilmente. Abbiamo passato un po' troppe per i miei gusti. Andiamo. Ok. Smetti pure. Un vasetto. Ok, a questo punto ci sono altri posti dove puoi rifrangere la luce, caro scorpione del mare. Mi sa di no. Qua però abbiamo il bastone. Ok. Superiamo il fossato e cerchiamo di creare un percorso sicuro. Però qua va a fuoco tutto, eh. Posso passare? No. Scusa. Niente, come non detto. Ok. Forse devo spegnere il fuoco laggiù. Quindi qual era? L'extinguis, ok. Proviamo. Ha funzionato, ok. Però stanno passando attraverso. Maledetti piccoli opportunisti. Ok, speriamo che il fuoco ci basti. Io non vedo altri bracieri più in là da poter utilizzare. Andiamo avanti. Sperando di trovare qualcosa. Forse là c'è un'altra fonte di luce. Oh mio Dio, che ansia. Sì, ok. Ci mancano gli schiavisti. Ci sono anche loro. Attenzione, il vostro onor. Tipo qua sono. Allora, strategia aggressiva. Sempre comunque. Ma cosa fa questo? È morto, non capisco.
Tenete i ratti alla larga. Fate in modo che nessuno disturbi. Oddio mio. Cazzo, ce n'era un altro. Ma scusate, ma questo? Aspetta, aspetta, resta lì, resta lì. Resta lì. Ah, accoltellato just in time. Oddio. Ma che è successo? Ma che è successo? Ragazzi. Merda, non abbiamo più d'arte. Oddio mio. Oh, che brutta situazione. Resta lì calmo. Ok. Oh no, ne sta arrivando un altro. Sta arrivando un altro, non so da dove. Oddio. Oh no, mi brucio, mi brucio. Via, 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 via. No. No, 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 ragazzi, fate qualcosa. Muori. Sta arrivando un altro ancora, vero? Io ho finito i vasetti, sono del gatto. Dimmi che c'è un altro vasetto qua. Non credo. No. Arriva. Giù, 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 giù. Giù, giù, giù. Merda. Merda, ragazzi, che ansia, Dio. Non puoi sapere dove siamo, non puoi saperlo. Ok, vi troverò comunque, va bene. Quello è un dardo. Ok. Preso. Recupera. Ok, rottami. Oddio. Ah. Questi passano di qua. C'è dell'ombra. Allora, torniamo su ed equipaggiamo la balestra. Sappiamo che c'è ancora un maledetto. Almeno ancora un maledetto. Probabilmente di più. Sta in guardia. No, sono tanti. Sono tanti. Ah, è lì sotto. Non ho più risorse. Forse lì c'è un altro dardo, però. Muori. C'è uno qui sotto. Ok, prendi l'altro dardo. Prendi l'altro dardo, presto. Sta salendo. Sta salendo a controllare. Da dove sali? Da lì. Lì dietro c'è una scala, ok. Va bene, stai. Stai molto calmo. Sono finiti. Ok, ora sarà più semplice. Bene, bene. È stato un po' eccessivo, ma non me ne frega niente, ragazzi. Cioè, immaginate superare queste zone con tutti i soldati ancora in giro. Cioè, è una roba impensabile. Ok. Ora. Cerchiamo di recuperare quante più risorse possibili e poi pensiamo ad avanzare. Un problema alla volta. Via gli umani. Avanti i ratti. L'obiettivo è la chapelle. È ora di attraversare di nuovo il fossato. Ok. Extinguish. Non con la fionda ma col vasetto, please. Ha funzionato? Così possiamo passare. I ratti. Oh no, chi è che parla? Ah, ma cavolo, ma laggiù c'è ancora qualcuno. Aelia è la risposta che cerchiamo, assolutamente. Ah. Allora. Andiamo un po' spediti. Qua c'è un'altra fonte di luce. Però... Però non ci sono più bastoni. Ma ci sono altri ratti. Quindi come ne esco?
Allora, intanto lo possiamo usare dell'altro Ignifer. Ok. Dello Doris. Non abbastanza. Datevene voi. Sono troppi, mannaggia. E da qui non si passa. Ok. Veloci, veloci, veloci. Questa cassa mi fa gola, ma non posso. Ok, ci siamo comunque. Ok. No. No. Per fortuna. Prendi questo. No, però quando prende l'oggetto, quando prende l'oggetto, leva la fionda infuocata, la frusta infuocata. Allora, vabbè, comunque la strategia non era malvagia. Allora, Odoris, subito. Dai! Ma niente, sprecato completamente. Fino a quanto dura questo effetto? Fino a quanto dura questo effetto? Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta? Forse sì. Non passeremo mai di là. Dobbiamo sollevarla. Ah, cavolo. Speravo ce l'avessimo fatta. Ah. Ero convinto. Abbiamo anche poche risorse. C'è pure uno stronzone. E voi altri? Ok, quello se n'è andato. No, 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 no. Ecco qua il problema numero uno. Sono morto, direi. Cosa mi invento? Nulla. Sono spacciato. Come non utilizzare della pece? Però non è sufficiente. Allora. Torniamo qua. Mamma mia. No, qua siamo al sicuro. Qua eravamo al sicuro, ci siamo passati prima. Ma che succede? Perché succedono queste cose? Allora, stavolta ci fa ricominciare da qua. Ah no, è dove eravamo prima. Ragazzi, mi sfugge qualcosa. Qua non ci sono più i ratti. Prima c'erano, adesso non ci sono più. Vabbè, allora io passo qua sopra. Ogni tanto i ratti fanno quello che vogliono loro, che per carità ci può anche stare, però diventa un po' complesso così. Ecco, tipo adesso sono passati. Di qua dove si va? Forse si va esattamente dove dobbiamo andare, vediamo. Su, ragazze! Ok. Sì, siamo dove dovevamo andare. Qua ci sono ratti, mica? No. Prendiamo un vasetto, nel dubbio. E apriamo. Dammi la mano, Sofia. Ok. Si sono accorti che la porta è aperta.
rien dans la chapelle. Non ci voglio neanche pensare. Maman et Lucas. Je... Oui, je te le promets. D'accord. Ce bruit. Ça me paraît raisonnable. Faut aller voir. Ah, sta arrivando. Questo silenzio improvviso? Réveillez-vous, on a des intrus. Muori. Muori però. Sente il gatto comunque, mo. Allora via. Merda. Merda. Arriva fin qua. Dio santo. Eccoci qua. Allora. C'è una cosa che possiamo fare. Non so se riuscirò a farla però. Ok. Se lo sto mangiato? Dai, correte, cosa fai? Cosa succede? Ah, ma perché c'ho dei ratti? Dei rattini tra le palle. Dio santo. Tu m'hai sauvé la peau, trésor. Ci sono delle cose veramente un po' strane comunque. Ok, non importa, dovremmo avercela fatta. Come al solito in modo piuttosto maldestro, ma no, non ce l'abbiamo fatta per niente. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Ok, non mi ricordavo di avere ancora la fionda, ma smetti. Ci siamo. Let's do it! No, je le savais. Wow! Talento lotta sbloccato, punti vitali. Di che si tratta? Come des animaux. Pourquoi? Il pense que le sang. Usa la fionda per strangolare. Per l'enfant a les aimer. Il les tuerait pour ça. Regardez sur la porte. Dio, ragazzi. Che spettacolo raccapricciante, Dio santo, corpi appesi, non li ho visti subito. Questo tantissimo finale di The Last of Us Parte 2, Golgotha. Allora. Non posso correre, eh? Il gioco me lo impedisce. Fa lo stesso. Prendiamocela comoda e vediamo cosa c'è qua. Credo nulla. Il fatto che il gioco mi faccia camminare mi suggerisce che sia scriptato l'andare avanti. Madonna, Hugo. Ma quante ne stai vedendo? Guardate. Bello l'effetto dell'illuminazione sul sangue, il riflesso. Eccoci qua. Il simbolo dell'ordine sopra la porta. Un ferro battuto, finalmente. Oh Dio. Ils sont tellement nombreux. Elles sont plutôt récentes. Qui a fait ça? Milo? Cette fresque. C'est le porteur et sa protectrice. C'est la seule où elle apparaît. Alors quoi? Cette chapelle lui était dédiée? À toutes les protectrices. Aelia ne faisait qu'accomplir une tâche. C'était sa fonction au sein de l'ordre. Il voulait la punir. Allora, dobbiamo trovare le tracce di Aelia. Vi ricordo che stiamo ripercorrendo la linea di sangue dei nostri precursori. Guardate queste icone sacre. Aelia. Allons voir par là. Où est ce fichu Milo? Je ne sais pas. Concentrons-nous sur Aelia. Une crypte. Mi preoccupa molto anche Milo. Una catena. Un nome. Tu eri
Omnes Tuendo. Protéger un, protéger tous. Les mots de la protectrice. L'ordre l'a enfermé ici. Une longue lignée de dégénérés, ton ordre. Attention, il y a peut-être une araignée là-dedans. Beh, certo, dopo aver superato ratti famelici e schiavisti armati, il ragno è proprio la cosa che mi preoccupa di più. Eccolo qua. Elle est en colère. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmené. Le sanctuaire. Le palais. Le fort. I tre punti cardinali che dicevamo. La carte. Al centro. C'est là qu'ils l'ont enfermé. Attends. C'est si facile que ça? Tout simplement sous la carte. Tout simplement. Le don d'une protectrice à une autre protectrice. Ouais. C'est limpide. Ouais, bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Ok. Allora. Continuiamo a guardarci intorno, ma non credo che ci sia nulla qui. Il problema è Milo, eh? Abbiamo ottenuto degli importanti indizi, ma... Esatto, brava Sofia. On dirait qu'il a quand même terminé son travail. Io manterrei il focus su questo. Eccolo qua. Cet endroit est sacré. Oddio, guardate che glitch. Toi. C'era la freccia sospesa a mezz'aria. Tu as entendu mon appel. Mon offrande t'a plu. Je peux t'aider à régner. J'ai des hommes, des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi. La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Des deux fidèles. Arrêtez de décider à ma place. Bravissima, Sofia. Insisti. Grande. Eccoli qua. Mais Hugo à l'abri. Boss fight. Aiuto. Santo. No, dai. Ogni volta questa brutta gag. Allora. L'arciere. Ah, bastardi. Allora, questa mi sa che non sarà semplicissima. Allora. Calma e concentré. Io ho visto che c'erano delle frecce che fluttuavano. Non mi dispiacerebbe usarle. Ok, ok. Eccole qua. Perfetto. Allora. No. Extinguish confionda. No, non ha funzionato. Allora essai d'en trouver une.
Reculez! Vous vous êtes mort! Tuez cette fille! On y est presque! Ne faiblis pas maintenant! No, no, non fallirò ora! Oddio santo! Laissez-nous partir! On peut en rester là! No, ho usato un dardo! Per uno che non ne aveva bisogno! Arrêtez, bon sang! Qu'avez-vous fait? Allora, per te il fuoco è la cosa migliore. Calma, Hugo. Seigneur, ça n'en finit pas. Oui, montre-le. Sì, gliela faremo vedere, ma... Esatto, non essere aggressivo. Laggiù chi c'è? Oddio santo. Hugo, non ti ci mettere, per favore. Che già la situazione è tesa. Lo so che il tempo stringe, ma cosa dovrei fare? Più di quello che sto già facendo. Ma mi sono pure andato a fuoco. Oddio santo, ho tutti che mi parlano nelle orecchie e nel frattempo devo gestire i soldati che mi vogliono ammazzare. Allora, calma. Allora. Allora. Tu vuoi un issue, Sofia? No, pas encore. Vous avez tout gâché. Vous brûlerez en enfer pour ça. Vous faites une grave erreur. Questo muore. Vous ne Maledetti. Pas. Pas ok, e basta però con queste bombe incendiarie. Non ci vedo. Ok. Qua si sta spegnendo. Questo non capisco se ha l'elmo o meno. Sì, ce l'ha. Ok, l'ho preso. Okay. Ragazzi, però dovete stare calmi. Oh, bastardo! Bastardo, bastardissimo, bastardone! Dio santo. Ok. Ok, allora. Allora, questo... Ho sbagliato. Però andava bene lo stesso. Hugo, stai calmo, Dio santissimo. Non capisci che... Qua la situazione è già tesa di suo. Ok. Allora, ragazzi, dovete stare calmi, però, Dio santo. Muori. Quanti cavolo sono? Ma ragazzi, però. Ah, ok, meno male. Sì, torna indietro, però non c'erano alternative. Stavamo finendo le risorse. Capisco che sia terribile, però apprezzo l'aiuto di Hugo in questo caso. Però no. Dal punto di vista di Amicia, vedere suo fratello costretto a macchiarsi le mani è brutto. C'è poco da dire. Cet endroit devait m'aider. Mais ça n'a rien fait. C'est pire qu'avant. Hugo, regarde-moi.
Hugo, regarde-moi. Sophia. Pourquoi tu pleures? Parce que tu vas partir. À cause de moi. Calme-toi. Et écoute-moi bien. J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux. Ah, non ne dubito. Me demandez pas pourquoi, mais je vous aime bien. Et je vous ai croisé au pire moment de votre vie, pas vrai? Ça me gêne pas. Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison. C'est toujours comme ça dans les histoires de marins. Mais maintenant, il va falloir que tu apprennes à te calmer et à faire ce que te disent les adultes. D'accord? Et toi, t'es pas une armée à toi toute seule. Il prend exemple sur toi. Et quand il voit tes tendances suicidaires, voilà ce qui arrive. Et ça va avoir des conséquences. Ha ragione. Ha solo che ragione. Anche il mio approccio al gameplay è molto da One Woman Army. Tu vas rester? Ce n'est pas ce que j'ai dit. È un bel personaggio. Merci. Sofia. Vous devriez ramer à ma place. Ha una pressione quasi materna e si è affezionata a noi. Certo, mali estremi e estremi rimedi, ragazzi. Ok, abbiamo terminato il capitolo 10, Linea di sangue. Capitolo 11, La culla dei secoli. Chissà quanti sono i capitoli in totale, non ne ho la più pallida idea. È decisamente più lungo, però, rispetto a Plague Tale Innocence. Proprio l'impressione che stia durando già molto di più. Il che non è necessariamente un bene, per questo tipo di avventure. Spero non duri più di altri 3 capitoli o quantomeno proponga meccaniche ludiche nuove, altrimenti avventure di questo tipo troppo dilatate potrebbero risultare ridondanti. Amicia, tutti ces gens, c'est ma faute. Pas du tout. On sait tous ce qui s'est passé là-bas. N'y pense pas trop. On retourne alla carta. C'est pour ça que t'es là. Ok. Raggiungi le rovine al centro dell'isola. Les rats ne laisseront pas faire. Ils sont contents maintenant. Les rats n'ont pas d'autre choix que d'aller au diable. Ils vont se défendre. C'est rien que des animaux stupides, Hugo. Nous, on est 3 humains malins et forts. Je sais pas. Sì, sono stupidi, ma meno di quanto pensiamo. Sembra che abbiano una volontà propria. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Ok. Restiamo alla lumière. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez avec moi. Sì, anche se. Ok, smetti pure. Ça ira comme ça. Bien. Dovremmo crearci un altro passaggio. Ok. Mamma mia. Qui è stato invaso tutto, eh. Guardate i bellissimi mulini. Ehi! Caro, ho bisogno di te, eh? Ah! Ok, non era pensato per essere fatto attraverso il suo prisma. Va bene. Allora facciamo così. Però a un certo punto potremmo anche darci il cambio. No? Allora andiamo avanti. Chissà il segreto di quei mulini, ragazzi. Mi spiace non averlo scoperto in blind, ma sicuramente c'era qualche tesoro. Ok, smetti pure. Lascia. Ok, allora qua cosa abbiamo? Alcol, rottami. Ora. Ora. Una bellissima domanda. Ah, ok, non mi ero accorto. Perfetto. Ah, questo è un covone però. Cavolo, cavolo, cavolo. Ok. Perfetto.
Per fortuna il gioco fa in modo da darci sempre risorse così da non rimanere a secco. Vai Sofia, rifrangi. Ora smetti pure. Rifrangi qua. Smetti pure. Rifrangi qua. Che succede? Oh oh. Allora, diciamo che un po' di casini in effetti ci sono stati. È inutile girarci intorno. C'è qualcosa a terra. Una trave pesante. Devo trovare il modo di spostarla. Ah no, ok, con la balestra. Sì, secondo me dobbiamo trovare un punto di ancoraggio. Il che però significa che dobbiamo andare avanti senza il carretto. Ma continua a essere saldamente chiuso. Ok, proviamo. Sì, ok. Esatto. Allora, miei cari rattacci, vedete di andarvene. Perfetto. Ok. Coraggio. Sì, 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 sì. Devo recuperare il dardo, forse. Oh, cavolo. Ehi, 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 ehi. Dai, che cacchio, non mi aspettavo partisse così veloce. Ok. Abbiate pazienza. Ok. No, da qua. Farmi ricominciare da qua è un po' una porcheria, eh? Per un piccolo errore di calcolo. Fa veramente... eccessivo, caro a Plague Tale. Oh, via, 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 via. Oh, Dio santo, questa è la fretta, questa è la fretta. Allora, dicevamo. Calma, calma. Illuminaci la strada. Però un po' anche di gioco veloce. Ok. Une poutre. Ça paraît lourd. Il faut trouver un moyen de la bouger. Ok. Ok. Tenez-vous prêt. Coraggio. Perfetto. Vorrei prendere. Ce la faccio? No, vabbè. Via, 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 via. Ok, si è fermato? Ci è mancato poco. Allora. Beh, ora non possiamo spostarlo. Sì che possiamo. Ok. Viene a dare una mano? Perfetto. Voilà. La carte. Le porteur. C'est lui la clé. Mais tout est si vieux ici. Il est mort il y a longtemps. Il restera forcément quelque chose. Quelque chose pour te sauver.
Je m'en fiche de moi. Ne dis pas ça. Tu es tout. Hey, vous allez arrêter de vous torturer l'esprit tous les deux. Oui, on est en enfer. Esatto. Meglio alors, che niente. Mamma mia, ragazzi. Meno male che c'è Sofia. C'est tout ce qui nous reste. Non so davvero come ce la saremmo cavata senza di lei. Leur palais, c'est une vraie forteresse. C'est vrai. C'est le devoir du comte d'offrir refuge à son peuple. Oui. Lui, c'est un vrai chevalier. Fine della corsa? Credo di sì. Ok. Andiamo. Allez. Via, 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 via. Perfetto. Ok, altri dardi. Prossimo step, ho bisogno di te. No? Sofia! Sofia, ho bisogno di te! Dai, non dirmi che non ce la fai a riflettere la luce. Ah, questo è strano, eh? Questo è veramente molto strano. Tra l'altro non vedo neanche dei bastoni. Ma davvero? Mi scazzo usare l'ultimo vasetto così. No, 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 ti prego, ti prego! Subito, tra l'altro, si accaniscono a spolparci. Ok, mi dai una freccia di balestra, quindi presupponi che io voglia utilizzare una freccia di balestra. E io presuppongo invece che Sofia dovrebbe aiutarci. Ne ho appena decantato le lodi, ho appena detto come farai senza di lei. Sofia... Sofia bella. Vabbè, facciamo così, ragazzi. Mi sembra la cosa più semplice, tutto sommato. Però... Allora, vi dico la verità. Ho il dubbio che ci sia una risorsa che non sto minimamente sfruttando, perché... Probabilmente per via di tutti gli altri giochi a cui sto giocando mi sto dimenticando alcune meccaniche. Però... Ok, e puoi smetterla, cara. Vieni, tu peux lâcher. J'y vais. Ok. Allez, c'est compris. Su di qua. On y est. Enfin. Je pense que c'était juste sous notre nez. Alors, Basilius. Riaccoci. Où est-ce que tu caches ton trésor le plus précieux? Sous terre. Oui. Il doit être juste en dessous. La carte pourrait être le point d'accès. Mm. On va la briser. Reste là, d'accord? Prête. È il momento di sfondare. Nascosto in piena vista. La soluzione era sotto i nostri piedi. Ça fait un bien fou. Pauvre carte. Oui, c'est dommage parce qu'elle était très vieille. Ouais. Allez, viens. Non mi formalizzerei troppo comunque. Abbiamo trovato finalmente il luogo deputato. L'intersezione tra i tre punti cardinali, il centro di tutto. Io non voglio sapere quanto i ratti avranno nidificato qui sotto. Per quale ragione? Allons voir. On y est. Viens. Il fait trop nuit. Mais la nuit a peur de toi aussi. Un peu de lumière et elle disparaît. Descends, ça va aller. Coraggio, Hugo, hai superato di peggio. Ok. Va bene, ragazzi. La culla dei secoli. Personne n'est venu ici depuis très longtemps. Me lâche pas la main. Bien sûr que non, t'inquiète pas.
Va bene, ragazzi, io interromperai qua il video, penso che ne registrerò un altro consecutivamente. Stiamo facendo progressi, ma nonostante questo, la situazione si sta deteriorando sempre di più. Addirittura anche il bellissimo villaggio alla Midsommar in cui eravamo arrivati è stato completamente invaso dai ratti di Hugo. E il senso di colpa del ragazzo, l'impotenza di fronte a questa situazione più grande di lui. Lo sta facendo cioccare, sta risvegliando il suo istinto omicida, cosa che in Amicia è già nata da un po', però che in qualche modo sta tentando di controllare, quantomeno appunto per il fratellino. Adesso non ci resta che seguire le orme dei nostri predecessori, del precedente portatore, e cercare di riuscire a srotolare il bando della matassa. Speriamo di farcela, per fortuna abbiamo Sofia che si sta rivelando veramente una preziosissima alleata e una solidale compagna. Quindi ci vediamo alla prossima puntata, vi aspetto per affrontare insieme il proseguo del capitolo 11 e alla prossima. Ciao ciao!